Il nostro ospite si chiama Luca Maffi, è un DJ e ha avuto un'esperienza del tutto particolare. È un po' la storia che vogliamo raccontare oggi, che comincia con un incontro, anche se non con la persona che poi ha voluto fortemente una situazione che ha aiutato tante persone. Stiamo parlando del villaggio Paolo VI a Gaver, Bagolino, una casa di spiritualità. Il nostro ospite, mentre mi raccontava questa sua storia e esperienza personale, partecipava con lo sguardo, con gli occhi, col sorriso, con tutto il corpo. Questo vuol dire che ci tiene molto, che è molto convinto di quello che ci racconterà e di quello che soprattutto ha provato. E allora ben arrivato in casa nostra, veramente. Grazie. È un piacere incontrare intanto giovanissimi come te, che hanno degli ideali, delle cose in cui credere in modo così forte e che soprattutto vogliono però promuovere agli altri, cioè convincere anche gli altri. In tanti casi credo che tu ce la possa fare, perché sei veramente una persona speciale. Grazie. Convincere insomma che davvero a volte lo spirito va rinnovato, che bisogna guardare al di là magari della nostra quotidianità. E per cui tra poco ci racconti questa bellissima storia. Se sei d'accordo però, visto che tu sei un DJ, ami la radio. Assolutamente. L'hai sempre amata e continui ad amarla. Andiamo un attimo in radio, dove c'è Maddalena D'Amini, alla quale diamo il bentornata dopo un periodo di meritata vacanza. Ciao Manu, ciao a tutti gli amici del salotto. Permettimi di dire però ciao in particolare a Luca Maffi, che è un amico da tanti anni, che ritrovo con grande piacere. Certo. E complimenti per il progetto, molto bello. E poi verrà anche da te, no? In radio, assolutamente, dopo. Anche perché sennò vengo a prenderlo io, per cui certo. È meglio che venga di sua spontanea. Volevo dire agli amici a casa che non sembra, perché poi fari e creano, ma sei abbronzata, devo dire, non sembra. Che da lì non sembra, ma in realtà insomma, hai preso colore, tu che sei anche un po' palliduccia in genere. No, infatti, vabbè, ma non importa, dai. Però grazie per averlo detto. Sì, no, siccome sei persona bene, di fiducia. Insomma, ti dona anche l'abbronzatura. Grazie, allora, di grazie. Che parleremo, anzi, tu ne parlerai di molte cose in radio. Io parlerò di tante cose. Noi insieme più tardi, se vuoi, parleremo di diete VIP, perché ce n'è una nuova che Eccala fa. Là. Ecco, però questo lo facciamo più tardi. Invece, tra poco, aprirò il magazine parlando di questo albergo che si trova in Svezia e che è un po' realizzato. Tutta la casa di spiritualità che è stata fondata da Don Dino Foglio, che non ho mai avuto il piacere di conoscere, perché questo diciamo un po' l'inizio di questa canzone e di questo progetto. È una casa di spiritualità che ho incontrato dopo un cammino un po' turbolento della mia vita. Ho incontrato una persona che per me è estremamente viva e si chiama Gesù Cristo, e da quel momento lì la mia vita è totalmente cambiata. Ma com'è stato? Cioè, casualmente tu sei stato in questo posto? La mia ex ragazza mi ha portato in questo posto per fare un corso dei fidanzati. Dico ex perché dietro... Don Dino Foglio.
vai in questo posto, senti che c'è qualcosa di forte. È stato un po' amore a prima vista, a parte l'ambiente, perché comunque la natura veramente lì esprime, è un'esplosione di bellezza, di tutto, sia d'inverno che d'estate, perché è veramente suggestivo. Io penso che chi sale al villaggio Paolo VI ci torna proprio anche perché ama quello che c'è intorno a questa casa, c'è veramente molta tranquillità. E quello... Tu mi dicevi che sei entrato come corsista. Esatto. E ne sei uscito poi con l'intento di tornarci come volontario. Sì, per una motivazione, perché se questo posto ha cambiato la mia vita, penso che possa cambiarla veramente a molti altri. Che bello, questo è un atto d'amore verso il prossimo, veramente, perché il pensare che quello che hai vissuto tu possa essere appunto d'aiuto ad altri, è chiaro che è un atto d'amore, insomma, nei confronti degli altri, che tutti stiano bene, siano sereni e soprattutto abbiano una forza nuova, una forza diversa, il rinnovamento dello spirito, così è. Ma che accade? Mi puoi dire com'è strutturata questa casa di spiritualità? Allora, ci sono dei corsi estivi, dei corsi invernali dedicati alle famiglie, dedicati ai giovani, per tutte le fasce di età. E c'è anche un sito dove si può scaricare. Diamo questo sito: www.evangelizzazione.org, dove si può scaricare proprio l'opuscolo. E qui ci sono tutti i corsi per le varie stagioni. Tutti. Esatto, per tutti, non si lascia fuori nessuno. Ecco, è l'occasione veramente per anche comunicare, io credo, con gli altri. Sì. Aggregazione, condivisione, sono parole importanti, soprattutto oggi, soprattutto per i giovani, che hanno, è insito in tutti noi, nei giovani in particolare, il fatto di voler condividere, di aggregarsi, e poi succede qualcosa e questo non accade. E invece bisogna veramente ritornare, io credo, su... Penso proprio di sì. E qui è uno dei modi per... È uno dei tanti modi che ci sono per ritrovare se stessi e ritrovare quella che... Per me è stato ritrovare davvero delle fondamenta nella vita.